Allora, potenze minori, vediamo il nostro. Allora, intanto iniziamo con questo Marine. Questo è entrato in città? No. Lo mandiamo adesso in città. Dunque, questo Marine qui lo mandiamo qua sopra. Stanno continuando a uscire unità militari, ragazzi, da lì. Dunque, abbiamo 3 armor, un esploratore. Cioè, avevo 2 esploratori. Non so dove è andato l'altro. 3 armor, cioè 3 rover da combattimento, che è già meglio di armor. Vediamo di portare questo in questo turno qua. Il nostro marine molto danneggiato lo portiamo in questa direzione. Il nostro esploratore dunque, io direi di metterlo tipo qui. Parte, può essere comunque attaccato da questa unità qua, ma dobbiamo cercare di tenerlo abbastanza lontano dal fronte, diciamo. Ok, allora ragazzi, hanno proprio incuneato le loro unità all'interno del nostro territorio. Quindi, io direi di andare qui con questo armor. Questo lavoratore ha fatto questo miglioramento, ci veniva consigliato qualcosa qui, però sì, andiamo a portarlo qui. Il nostro marine lo fortifichiamo, il nostro colono lo facciamo dormire per adesso. Questo marine lo portiamo qua. Questo esploratore lo lasciamo. Eh no. Eh sì, una casella sola di movimento, quindi va bene lì. Scegliamo la produzione a Cittadella. Allora, eh sì, un armor. Facciamo un altro armor. E facciamo turno successivo. Marine che sta arretrando, lo facciamo ancora arretrare, lo teniamo a debita distanza per cercare di sfaldare il loro esercito in più parti. Facciamo turno successivo e vediamo un po' se decide di dichiararci guerra. Si è preso 10 danni al miasma, o invece si allarga, come vedete ragazzi, però continua a portare unità. Abbiamo un esploratore che ci insegue. Accordo di... Ok, allora ragazzi, dobbiamo fare un nuovo accordo di cooperazione, intanto qui stanno per conquistare la Libella, probabilmente. Cioè, per abbattere la Libella. Allora, il nostro accordo di cooperazione e il nostro diritto di passaggio con Mandira sono scaduti. Ah, Namaste. neutrale? Per quale motivo? Citeraho. Devo rifiutare? Ok. Andiamo a vedere un attimino la diplomazia. Irodia è l'unica vicina, diciamo, alla nostra ideologia. Ok, allora, attenzione che vediamo c'è anche un'unità aliena del rover da combattimento franco-slavo. Ragazzi, non so cosa pensare sinceramente, penso che siano solo di passaggio quelle unità, però sinceramente non mi piacciono una sega. Queste unità della signorina Deming Sochua non sono assolutamente di passaggio, si capisce benissimo. Vediamo di spostare queste nostre unità all'interno dei nostri confini, peraltro. E vediamo di iniziare a schierarci per bene. Dunque, turno successivo. Il nostro esploratore qui sta per morendo. Quindi, movimento terminato, interrompiamo il suo coso. Dunque, il nostro lavoratore qui è venuto qui a costruire un altro habitat naturale. Habitat terrestre, non naturale. Ok. Il nostro colono comunque lo volevamo mandare qui, si era detto ragazzi, lo possiamo anche avviare da quelle parti. Ci viene consigliato, come vedete, in tutt'altra parte, però è qui, no? È questa. L'importante è che sia adiacente a quella. Griglia esagonale, sì, è adiacentissima. Turno successivo. Allora. Non mi sento ancora in grado di chiedere spiegazioni alla signorina, perché potremmo anche dirgli: oh, se ci vuoi dichiarare guerra, dichiaracela invece di muoverti. Però siamo in una situazione abbastanza strana, quindi evitiamo. Io direi di spostare il nostro marine qua e allontanare la nostra capitale. Con il nostro armor invece fortifichiamo finché è guarita. E turno successivo, ma le altre unità?
Eccoli che si spostano. Ok, questa fortifica finché guarita. E turno successivo sul serio. Allora, la libella, come vedete, risponde a un assedio bombardando un rover. È un casino per gli assedi. Dunque, il nostro marino. Operazione segreta scoperta. Cittadella. Dunque, ma non abbiamo agenti a banane. Dunque, un'unità tende ordine questa. Questa la spostiamo per creare un fronte di contrattacco qui. Ok, un'unità tende ordine. Questa. Allora spostiamo ancora più avanti qui. Questa la rimettiamo un passettino avanti. Quest'unità non la facciamo entrare a distanza, però comunque la mettiamo qui vicino al confine. Perché non la faccio entrare a distanza? Perché se no al momento in cui viene terminata la produzione, non facciamo vigila, sì. Non viene creata l'unità perché appunto c'è già un'unità militare, quindi dobbiamo vedere di più 20 guarito, buono. Dobbiamo vedere, ragazzi. Ah, vedete, ci ha dichiarato guerra. Dopo averci fatto una richiesta di energia. Allarme intruso. Attenzione, ci vengono attaccate delle unità a distanza, purtroppo, perché le abbiamo messe lì. Ci prendono 38 danni da uno e di più da quell'altro, 31, no, da quell'altro, ok. Allora, ragazzi, dobbiamo rispondere immediatamente, quindi tanto 4 turni ci... Insomma, sono un bel po'. Eccoci qua, dunque, Cittadella può bombardare il nemico, intanto partiamo da questo presupposto, io direi di bombardare questa qua, per buttarlo giù del tutto. Abbiamo 40 di forza di combattimento, il nostro colono ha raggiunto la sua posizione, quindi andiamo a fondare un avamposto, e si è già preso questa cosa, dovremmo aver completato anche una missione. Comunque, questo roba, allora, intanto il nostro mitragliere entra a distanza in città perché è il posto migliore dove può stare, come vedete può anche colpire a distanza. Questa unità qua non ha molta forza, però dobbiamo vedere di respingere velocemente l'attacco. Il nostro armor invece può fare una vittoria parziale qui e una vittoria parziale qui. Io direi di andare a fare una vittoria parziale da queste parti in un turno per vedere di respingere immediatamente il corpo principale dell'attacco del... La cooperativa panasiatica, dunque vittoria parziale anche nel nostro marine, quindi vediamo di fare subito un attacco e vedere di levare ritorno alle unità in corpo a corpo, perché poi come vedete nelle retrovie hanno unità a distanza. Questa unità qui può venire ad avanzare da questa parte, l'altra si sta riprendendo, ci hanno dichiarato guerra, allarme intruso, ok, sappiamo tutto, quindi leviamo ritorno questa finestrella e facciamo il turno successivo, ragazzi. Il turno 183 sta per arrivare. Guardiamo cosa ha intenzione di fare la nostra signorina. Si è curata di 50 punti ferita, probabilmente appunto è diventata un'unità veterana. Vedete, ci attacca questa unità, ma mi dispiace. Mi dispiace davvero tanto. È difficile trovare amici di valore. Sì, lavoriamo insieme, amica. Ok, abbiamo un accordo di cooperazione, quello che gli abbiamo chiesto noi il turno precedente. Non gli andava bene, a quanto pare ha voluto rifare la sua offerta. Allora, questa unità qui può essere distrutta tranquillamente dalla nostra città, quindi leviamola di torno immediatamente. Il nostro amico può attaccare un'altra volta questo. Il nostro armor invece può venire. Dunque, il nostro marine qui si è ripreso del tutto, quindi avanza lì. Il nostro armor probabilmente non riesce ad attaccare. Ah no, invece sì, E invece sì, sconfitta rovinosa c'è cioè, tutto, scusate. No, ah, sconfitta. Vittoria! Guardate là che vittoria abbiamo ottenuto. Facciamo fortifica finché guarita, abbiamo già respinto tutto l'attacco praticamente, ragazzi. Hanno ancora altre unità, ma direi che siamo pronti a organizzare una controffensiva contro la cooperativa panasiatica. Intanto la nostra città Manuel è già qui che cresce, ci vorrà un pochino a crescere, vedremo magari di realizzare. Dunque, allarme intruso, a quanto pare ancora una volta sono rientrati nel nostro territorio, eccoli qui. Qui continuano a bombardare la Libela. I nostri esploratori stanno cercando di passare. Unità veterana. Questa. Ok, gli diamo un bel bonus di combattimento. Dunque, vittoria parziale combattendo con questi perché comunque sono dei marine, non sono unità a distanza. Vittoria parziale anche con questi. Vediamo di andare qua. Con quest'altro marine vediamo di avanzare alle spalle di questo. Questo marine invece gli diciamo di sterminare. Possiamo bombardare da Cittadella? Che anime, torna la mappa. Mi sa che non possiamo bombardare da nessuna Cittadella.
perché come vedete anche raggio d'azione più o meno dovrebbe essere lo stesso, quindi niente. Selezioniamo il Marine di Brasilia e vediamo di sterminare questo robot da combattimento. Via dalle palle, signorino. Ok ragazzi, allora abbiamo levato di torno all'attacco praticamente nella sua totalità. Vediamo di fare un altro attacco nei confronti di questo Marine, che adesso non è più in grado di ferire praticamente nessuno. Te puoi avanzare. Dunque, ti possiamo andare? No, ah no, come vedete la casella è questa con il miasma o quella dove c'è il rover. Quindi per fare così ci vorranno 2 turni. Quindi andate nel miasma, come non volevamo. Facciamo turno successivo. Ok, allora, abbiamo un Marine schierato qui davanti. Abbiamo degli esploratori che stanno andando verso sud. Abbiamo una cooperativa commerciale con una città che è sotto assedio da parte di una terza potenza e le cose non vanno proprio benissimo sotto questo punto di vista, però insomma siamo in grado tranquillamente di sbatacchiare queste unità qua intanto e ci prendiamo una bella casella. Questo nostro mitragliere si può levare di culo perché si è ripreso tutta la sua energia e abbiamo anche un armor pronto in città, quindi facciamo uscire anche l'armor. Facciamo avanzare di tutte le sue caselle. Questo nostro marine invece si deve riprendere. Abbiamo qualcos'altro. Scegliere produzione a Cittadella. Abbiamo 4 di salute e 7 di produzione di energia. Dobbiamo fare un vivarium. Ah, l'abbiamo fatto di sotto il vivarium, non qua sopra. Quindi lo facciamo. Sicuramente Manuel gli faremo un vivarium. Anzi, ragazzi, fermi tutti. Ci hanno distrutto un'unità commerciale. Quindi facciamo acquista. E compriamo un convoglio commerciale. Torniamo alla mappa. Turno successivo vedremo di commerciare con il nostro avamposto per farlo crescere in maniera veloce. Dunque, quest'unità militare non è minimamente danneggiata, quindi vediamo di portarla qua. E vediamo di fare ancora una volta turno successivo. Ok, dunque dobbiamo far riprendere minimamente questo un bel po' il nostro armor e abbiamo un altro armor alle spalle che sta avanzando. Attenzione, un rover lanciamissili, il rover lanciamissili che dovrebbe avere un'ottima gettata, quindi tipo 2 caselle dovrebbe riuscire a colpirci. Vediamo di avanzare fino a qui con questa e fino a qui con questa, uguale in 2 turni, quindi vedremo chi arriva prima. Te invece fai fortifio finché guarite. Quanto hanno di forza a distanza? Visto 3,75 in corpo a corpo. Dunque, vediamo modalità movimento se riusciamo a capire, ci vorrà e 2 turni ci vorranno. Non so se però la nostra forza è. Dunque, ragazzi, facciamo una cosa, allontaniamo il nostro armor perché è già abbastanza danneggiato, quindi vediamo di fargli fare un giro strano. Il nostro convoglio commerciale, commerciamo con il nostro avamposto Manuel, più 50% di alla velocità di crescita. Ha già 10 di difesa Manuel. Buono. Il nostro armor invece qui può avanzare fino a qui. Se ci vuoi picchiare, picchiaci, amico. Stiamo per farti i culi, sappilo. Il nostro esploratore, vieni fino a qui. Il nostro, scusate, Ranger. Turno successivo. Vediamo cosa decide di fare. Se sfruttare al massimo in questo turno l'attacco del rover lanciamissili colpendo uno dei 2 marine. E infatti è proprio quello che farà, come vedete. Cioè colpire l'unità con forza minore. 19 danni comunque, come vedete potevamo lasciare il nostro armo da quelle parti, ma abbiamo uno di ripiego, quindi why not? Vittoria decisiva, direi che è proprio questo quello che faremo, ovvero prendere il nostro rover e tranciare via quello che rimane di questo, quello che rimane tutto di questo rover lanciamissili. Ok, dunque il nostro Marine, direi di portarlo qua. Questo lo facciamo curare. Scegliamo la produzione a Santo Adriano, immagino, ok. Facciamo un laboratorio più 2 scienze, 1 di mantenimento. No, facciamo un reattore al torio, ragazzi. 15 turni, ma avremo un bonus alla produzione di energia. Ok, il nostro mitragliere si è spostato. Io direi di portarlo qui. Non penso che siamo agitati di Tiangong. Penso che tipo arrivi qui il bombardamento. Oh, cosa? Oh, sei arrivato, azione costruisce una bella spedizione da queste parti, amico. Ok, turno successivo. Anche qui, ragazzi, come vedete ci sono un sacco di risorse qui, eh. E qui abbiamo il territorio di Deming Sochua. Ah, una seconda città, quindi, da queste parti. Ma quello che ci interessa a noi è fino a qui, quindi solo la sua capitale. Ok, il nostro armor ha spaccato i culi, quindi io direi di venire qua.
E attaccare anche questo marine. Siamo presi un po' di danno, come vedete, però. Continuiamo ad avanzare. Il nostro esploratore può eventualmente. Dunque, facciamo una cosa. Arretriamo di una casella con questo. Lasciamo passare il nostro esploratore per portarlo fino a qui. Ok, poi cosa abbiamo di disponibile? Niente. Turno successivo, vediamo se invece ci dà qualche unità. No. Ok, probabilmente riusciamo a vincere senza alcun tipo di problema. C'è un'unità aerea a distanza. Ah, ora ci paghi, eh. Ora ci paghi, stronza. Invece noi vogliamo Tiangong. Pensa un po'. Ah, non ce la puoi dare la capitale. A Quyen e niente, ita. Due città, ragazzi. Rifiutiamo. Come vedete, ci attaccano con delle unità aeree. Ci fa poco danno, abbiamo fatto 64 danni noi alla sua unità. E dunque, il fatto è che ha un'unità veterana, il nostro armor. Te devi venire. Oh! Ah, qua giù, sì. Comunque ci sono degli alieni lì. Te vieni di sopra a questo punto, perché. Dunque. Te esploratore, no, ranger, tutte le volte ti chiamo esploratore, ma non sei un esploratore. Vieni qui perché da qui sei in un'ottima posizione per attaccare i nemici a distanza. Questo qui invece può fortificarsi finché è guarito. Questo qui può scegliere un bonus, ovvero più 10% permanente. Dunque, più 20 quando attacca dal fianco. Non attaccheremo dal fianco, attaccheremo dal fronte. Però abbiamo un bel bonus del 10% di potenza della nostra unità. 436 su 462, quindi abbiamo quasi ottenuto un'altra virtù. Vedremo un pochino quella finale della. Eccoti qua, hai paura, eh? Hai paura. Dunque, quello lo potremo forse anche sterminare con il nostro attacco a distanza. Probabilmente abbiamo pochi mitraglieri, ragazzi. Vediamo se lo uccidiamo del tutto. Probabilmente sì, eh. No, no. Però entrando qui dentro subiremo il bombardamento della capitale, quindi facciamo fortifica. Con quest'unità chiudiamo la strada con. Oh, salve, no, io volevo. Possiamo venire qui a fare subito questo miglioramento. Cittadella, convoglio commerciale, fai una rotta commerciale con Santo Adriano. No, cosa commerciavamo prima? Con la Libella, 10 cultura. Vediamo se sopravvive la Libella, perché non è detto. Il nostro amico Marin di Brasilia lo portiamo di una casella in avanti. E turno successivo. Missione aggiornata, andiamo a vedere. Puro vantaggio. I costi della guerra non sono mai evidenti. Il recente aumento di ferite in battaglia ha evidenziato la necessità di incrementare la fabbricazione di organi artificiali nella nostra colonia. Un laboratorio di bionica. Ok, turno successivo. Allora, il nostro Marine lo portiamo fino a qui. Il nostro armor si è ripreso quasi del tutto, ragazzi. Il fatto è che abbiamo 4 caselle su cui attaccare, 4 più un'unità a distanza. Quindi dovremo vedere di portare sicuramente 2 armor e 2 Marine. E poi attaccare a nastro, a nastro, a nastro finché non viene buttata giù ogni cosa. Due armor, unità a distanza, ci potrebbe far comodo un secondo mitragliere. Forse quello ci manca. Comunque abbiamo meno 2 per turno adesso di mantenimento, quindi direi che non è il caso di fare molto. Miglioramento convoglio commerciale che hai saccheggiato e sfruttato 100 energia. Ok, abbiamo saccheggiato un convoglio commerciale a quanto pare. Questo si è levato di culo, ragazzi. Sviluppo culturale. Dunque, più 10% a tutte le nostre capacità. Se no, aumentiamo l'intrigo. Insomma, un bonus in questa maniera non è male. Quindi scegliamo proprio questo. Dunque, il nostro armor qui li possiamo far riprendere. Riprenditi. Scegliamo la produzione. Cittadella, Cittadella, Cittadella. Cosa puoi fare? Tu puoi fare una stazione di lancio. Aumentiamo la copertura orbitale. No. Puoi fare un colono ancora una volta? No. Sì. Facciamo un colono per una seconda volta, ragazzi. Vogliamo aumentare. Spedizione completata. Le squadre di spedizione mette mano alle armi. Ok, abbiamo quindi un alieno.
Un alieno amichevole. Dunque, il nostro laboratorio l'abbiamo portato qui per fargli fare una cava di pietra fluttuante. Abbiamo un Insectoraptor, forza 14. Interessante. È anche abbastanza veloce. Turno successivo. Ok, l'altro esploratore si sta avvicinando. Cooperativa panasiatica. Useremo questo Insectoraptor per attaccare le unità qua. Dunque, un'unità attende ordini. Questo Marine lo portiamo verso nord. Vediamo che possibilità abbiamo qua a nord. Un'unità attende ordini, l'esploratore che era qua. E a questo punto, ragazzi, si sono uniti questi due territori. Abbiamo un modulo per le spedizioni, ma non abbiamo nessuna spedizione da portare a termine nel nostro campo visivo. Quindi, forse questa? No, è. Dunque, quindi vediamo di fare esplora automaticamente la mappa. Turno successivo. Red Sun, bella la stazione Red Sun, mi piace come nome. Ok, dunque questo armor ci caga il cazzo qui nel mezzo. Vediamo di fare turno successivo. Ok, vediamo la Federazione Slava. Perfetto, si leva di culo ma si rimette lì, accidenta. Allora, ragazzi. Kavita Takur ha completato un nuovo Prometeo. O Prometeo. Che dir si voglia. E missione aggiornate. Decisione sulla missione. Scegliamo la produzione. Ok, abbiamo completato qui. Quindi io direi, ragazzi, 40 turni in vivarium. Facciamo la reliquia della vecchia terra in 20 turni. Penso sia la cosa migliore. Decisione sulla missione. La città di Manuel è magnifica. La realizzazione di sogni di chiunque si ricordi ancora della vecchia terra lì su. La realizzazione dei sogni di chiunque si ricordi ancora della vecchia terra. Al di sopra degli edifici più alti, un oceano di piccole pietre fluttua nel cielo. Grazie al facile accesso a questo raro materiale, la città potrebbe essere una fantastica meta per i turisti e un centro industriale super efficiente. Produzione, scienza, popolazione, energia. Popolazione ed energia. Più 18 affinità verso purezza, più 1 popolazione a Mengele, più 320 energia. Abbiamo. Ok, ragazzi. Più 2 la copertura orbitale in tutte le città, un aggiornamento disponibile, abbiamo una sentinella, più 10 la forza per le nostre marine, più 30% in difesa, più 10% per punti in movimento non utilizzati, andiamo a scegliere un bonus in difesa, no, vogliamo più 10% per punti non utilizzati perché appunto l'avremo anche in attacco, due ragazzi di mala sanità dobbiamo vedere di riportare su questa cosa, magari anche acquistando un edificio. Che migliora la salute. Tipo il giardino dei geni, che ci dà più 3 salute se non sbaglio, esatto. E andiamo a vedere magari a la nostra terza città di acquistare immediatamente un bel vivarium a 3,40 e acquistare anche se abbiamo meno 1 in questo momento un Pharmalab che ci porta la salute a più 3, quindi abbiamo 3 di salute. Perfetto, siamo tornati in positivo, abbiamo speso molti dei nostri soldi, però comunque. La nostra sentinella, ragazzi, forza 24, adesso spacchiamo veramente i culi con le nostre unità. Questo si sta riprendendo ancora, quindi non fare nulla. Il convoglio commerciale rapido, facciamo stabilire una rotta commerciale con. Manuel la vogliamo far crescere, quindi. Andiamo a fare questo, un'unità attende ordini, questa sentinella gli diciamo di fortificarsi, questa qui gli diciamo di fare un bel attacco a distanza, vediamo se siamo in grado di colpire qualcosa, assolutamente niente, come vedete stanno tutti un passettino indietro rispetto a quello che è l'effettiva nostra gittata e direi di fare fortifica, oh il nostro armo si è ripreso, finali, abbiamo un'altra unità pronta. E ragazzi, adesso veramente siamo forti. Siamo forti, dunque. Questo esploratore è venuto qui per andare qui. Modulo di spedizione. No! Perché devo dichiarare? Ah, perché c'è già un esploratore di Elodie. E non avevo mica visto io, eh. Turno successivo. Allora, facciamo ancora 7 turni, poi interrompiamo qui l'episodio. Potenze minori. Ok, il nostro armor non si è ripreso a quanto pare ancora. Te puoi venire eventualmente qui. Ti prenderai un po' di danni a miasma. Ma poi dovresti essere dentro al territorio di Ludie. Di scusate, di la signorina. Come
cazzo si chiama, la signorina la chiamerò. Questa sentinella io la farei al retro di una casella per permettere al nostro armor di insediarsi in quella casella. Turno successivo. E siamo. Attenzione, abbiamo anche una nave. Un incrociatore. Un incrociatore. Ragazzi, siete duri, prendete 60 danni e ce li fate 14. Vabbè. Allora, stiamo cingendo, diciamo, un assedio particolare. Assedio particolare perché non stiamo attaccando. Perché? Perché ha, diciamo, il massimo della difesa, la nostra signorina qua. Ha un'unità a distanza, un'unità volante e un'unità navale. Oltre appunto alle unità in corpo a corpo, ma queste le possiamo buttare giù tranquillamente. Dunque, qui abbiamo questa unità che eventualmente può venire qua a disturbare almeno le operazioni. E vabbè, per adesso direi... Momento passa del turno, sì. Salve, dunque, se noi attacchiamo abbiamo una vittoria decisiva con questo, che è un rover da combattimento. Scusate, possiamo attaccare in questo turno? No, non possiamo attaccare in questo turno, quindi facciamo salta turno. Abbiamo due di movimento, quindi il prossimo turno potremo attaccare in un turno. Ci prenderemo un colpo dalla città, probabilmente anche da tutte le cose, quindi perderemo probabilmente questo nostro Marine. Dobbiamo ragionare se è una cosa utile. Vabbè, vedremo poi. Passiamo il turno. E ok, allora, un convoglio commerciale sta uscendo da queste parti. Probabilmente, ragazzi, lo conquisteremo. Vittoria parziale. Ah, chi se ne frega di questo alieno? Andiamo a picchiare quelle unità. Così almeno distrarremo, diciamo, una parte delle sue forze. Considerate che c'è anche questa che può attaccare a distanza. Ok, non abbiamo distrutto niente, però ragazzi, a questo punto direi che è il caso di passare all'attacco. Dunque, possiamo anche attaccare, no, in questo turno no, ma possiamo schierare le nostre unità sulla città praticamente. Con questo qui andiamo ad avanzare di una casella, dovremmo riuscire a conquistare il convoglio commerciale. Abbiamo un altro marino qui, che lo facciamo avanzare di una casella. No, portiamola direttamente qui, possiamo attaccare in questo turno? No. Attacco costoso, come ci viene detto, perché probabilmente appunto subiremo il bombardamento e tutto. Ok ragazzi, allora tentiamo questa cosa. Probabilmente prenderemo davvero tanti danni. Perfetto, perfetto. L'attacco più forte se l'è preso quello. Anzi, si prenderà tutti gli attacchi, come vedete. Attenzione ragazzi. Attacco secondo me stupidissimo. Ci bombardano dal mare con il coso. Però dunque. Abbiamo saccheggiato un convoglio commerciale. Allora. Vittoria parziale su questi. Il nostro amico qui potrebbe, io direi, venire in questo coso qui il prossimo turno. Il nostro armor qui può attaccare. Allora, il nostro sentinella, vieni qua. Butta giù quello. Ok. Allora, questo qui lo mandiamo qua a fare un pozzo di petrolio, come ci viene consigliato. Sì. Questo nostro armor, iniziamo ad attaccare questa cosa. Come vedete, subiamo il bombardamento della città, quindi ci prendiamo 58 danni e ne facciamo 11. Non è proprio una cosa intelligente questa, effettivamente. Però dobbiamo cercare di danneggiare il più possibile questa unità. Qui potevamo vedere di attaccare questa. Vittoria schiacciante, vediamo se... In questo momento sono più forti le nostre marine, delle nostre unità. Questa sentinella? Ah no, è il prossimo turno. Vediamo ora cosa viene attaccato. Questo armor viene buttato giù. Ok, viene bombardato anche quel marino lì che si prende un po' di danno. E la nave bombarda quell'altro armor lì. Io direi di mandare subito in produzione. Intanto è calata il nostro consumo di risorse, ovviamente. Vediamo se questa... Ok, te puoi curarti. Dunque, vediamo se succede. Attacco questo, se facciamo 37 danni. Dunque, te facciamo un attacco costoso qui o facciamo una vittoria parziale qui?
Io dovrei fare una vittoria parziale da questa parte per permettere di avere strada libera a questo e attaccare direttamente la città. Ok, iniziamo così. Io direi di prendere un bel bonus alla cura e attaccare ancora una volta. Ok, con questo qui andiamo a vittoria schiacciante nei confronti di questi. Ok, e scegliamo la produzione a Manuel. Clinica, no, a parte, sì, clinica, dobbiamo tirare sulla salute, ragazzi. Abbiamo visto che, appunto, avendo la salute a un livello maggiore di 10, abbiamo dei bonus esagerati. Quindi stiamo per salutare probabilmente il nostro armor con un attacco, dovrebbe cadere. E i nostri marini iniziano ad essere molto danneggiati. Oh, finalmente sei arrivato! Ah, salve, eh. Trattato di pace 10 turni. Facciamo una cosa, amica. Dacci Kuyen Nientit, va? Che ne dici? Proponi. No, eh? Ah, te vuoi proprio un trattato di pace liscio? Va bene, perché dici, vi sto distruggendo delle unità. Ma non è proprio così, che funziona la guerra. Te ci attacchi dal mare, va bene. E quindi Franco Iberia, cosa sta facendo il Franco Iberia così interessante? Non lo so. Ok. Allora, ragazzi, questa unità a distanza può andare ad attaccare questa e sterminarla. No, non sterminarla a quanto pare. Però poi andiamo a sterminarla noi con questa. Ok, probabilmente questa unità morirà. Allora, questa unità qui. Se fortifichiamo finché guarita riprenderà 10 punti ferita, ne ha 58. Penso che sia giunto il momento di ritirarci. Questa quanti punti ferita? Sì, cioè, ce la facciamo, dai, ce la facciamo a ritirarci, quindi ritiriamoci. E vediamo a questo punto, ragazzi, di chiedere un trattato di pace che ci faccia comodo. Negozia la pace. Allora, trattato di pace e te ci dai. Facciamo, visto che siamo in negativo per aver prodotto tante unità militari, almeno 10 energie per turno ce li dai. E andiamo a vedere. E anche il petrolio, va? Proponi. Ti vuoi. Allora, facciamo 137 di energia. 130, guarda, ti lascio 7. Ti vuoi. Vabbè, ragazzi, è l'unico modo, quindi accettiamo il trattato di pace. Sono felice di accettare. Ci credo di essere felice di accettare. Stavi per perdere una città, quindi. Abbiamo fatto la pace con Deming Social, ragazzi. Abbiamo 10 turni per riprenderci e continuare questa battaglia. Abbiamo visto che gli armor cadono velocemente. Abbiamo visto che non abbiamo purtroppo forze navali per contrattaccare. Oh, minchia, il super deserto, ragazzi. Ah, te sei venuto direttamente qui. Hai costruito da solo. Hai fatto proprio bene. Ok, e dunque non abbiamo però stazioni navali nel nord e l'unico modo che abbiamo per raggiungere questa città è fare un giro esagerato. Ragazzi, ci serve assolutamente Tiangong perché potrebbe essere davvero il porto nell'altro oceano. Comunque, scegliamo la produzione a Santo Adriao. Santo Adriao che ha un. Potrebbe fare un bel perimetro difensivo. No, che cazzo ci fa quel perimetro difensivo? Vero che ci vogliono pochi turni? Vabbè, 15 turni, no, non ci vogliono nemmeno pochi turni. Facciamo un altro laboratore, va. Turno successivo. E vediamo di far riprendere le nostre unità. Ci sono morti, dunque, due armor e basta. Abbiamo tre marine e un ranger. Ci sono morti due armor e basta. Sì. Cioè, marine, non sono più marine, sono sentinelle. Sentinelle forza 24. L'armor, se non sbaglio, aveva forza 18. Non lo so. Comunque, bomba sporca, porta dell'esodo a livello 13. Vabbè. Un'unità attende ordini. Questo lavoratore fa il pozzo di petrolio. E turno successivo. Direi il prossimo lavoratore libero dovrebbe essere questo. Tra un turno, due turni. Insomma, è un bel poggia che costruisce lì. Gli diremo di costruire una bella strada da Manuel fino a Cittadella. Abbiamo un colono, ragazzi, un colono, però abbiamo fatto di felicità. Oh, il lavoratore ha terminato il suo lavoro, quindi vieni qui e
e fammi una bella strada che ti collega alla capitale. Ok, il nostro colono ci viene consigliato di costruire lì. Lì ci va bene. Lì ci va bene perché siamo a distanza per ottenere la pietra fluttuante. Anche qui ci va bene. Qui. Qui. Ok, ci stiamo allargando verso quella direzione, poi vedremo di chiudere anche da queste parti. Vogliamo proprio, ragazzi, un espansionismo esagerato. Facciamo curare quest'unità. Quest'unità qui la mandiamo indietro. No, non mandiamo indietro proprio niente. Fortifichiamo in questa posizione. Questa la facciamo riprendere. Questa la facciamo riprendere. E facciamo scegliere la produzione. Cittadella, possiamo fare un armor, ci viene consigliato. Armor a forza 18, mentre la nostra sentinella a forza 24. Facciamo un'altra sentinella. Però, ragazzi, non ci servono queste cose. Facciamo un mitragliere. Mitragliere a forza distanza 14. Non è molto alta, ma non abbiamo unità a distanza, ne abbiamo solo una. Invece, come abbiamo visto, tipo per esempio, se noi schierassimo, attacchiamo un attimino la nostra griglia esagonale. Se noi attaccassimo sentinella, 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 poi potremmo avere addirittura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unità a distanza che bombardano la città. Sono tantissime 7 unità, non ha senso metterle, però almeno 3 qui potrebbero far davvero comodo per buttare giù velocemente le difese. Queste qui comunque non hanno forza in corpo a corpo e se, cioè ce l'hanno bassa 6 e se riusciamo a schierarle bene non subiranno mai un attacco in corpo a corpo. Non farò turno successivo perché siamo arrivati al turno 200, ragazzi, quindi continueremo nel prossimo episodio. Siamo avanzati un ben poco, direi. Comunque abbiamo portato avanti un po' la nostra ricerca scientifica, abbiamo iniziato a sfruttare la pietra fluttuante, come vedete abbiamo le prime tre risorse e stiamo puntando, come vedete ancora una volta, al miglioramento della nostra affinità attuale. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.